Non sto cercando molto bene la palla. Lui sta giocando bene in back. Io devo cercare di dare più rotazione. Se non sto attento a quello che faccio, la rimetto al centro del campo, o a morta in back, o un top scarico, ai colpi per fare quello che vuole, no? Buongiorno. Oggi la partita è importante. Adesso faccio colazione, base di carboidrati e poi pensiamo un attimino come affrontare questa partita. L'ho visto giocare poco, non ricordo esattamente, io ero nel campo a fianco. Non ho un'idea precisa di come giochi, quindi lo vedremo in campo. Sono senza racchetta, che è l'Extreme Tour che ho scelto. L'ho dovuta rimandare indietro dopo il test, quindi sto aspettando che mi arrivi quella mia che ho comprato. Devo scegliere tra la Graffiti e la Speed. Allora amici, eccoci qua, sono al TC Le Saline, il monopolio per come lo conosciamo noi qui in Sardegna. Sono con Edoardo Piria. Ciao Edoardo. Ciao Michele, ciao a tutti, grazie per l'invito. Grazie a te. Edoardo, dici un po' di te, quanti anni hai, dove giochi, da quanto giochi? Io gioco da quando ho 5 anni al TC Cagliari. Che tipo di giocatore sei, cosa ci dobbiamo aspettare da questa partita? Diciamo che mi definisco un attaccante da fondo campo. Okay. Mi piace muovere la palla da fondo e non scendo molto spesso a rete, però mi piace anche il gioco al volo. Comincia il riscaldamento, come potete vedere le condizioni di gioco sono molto molto particolari, campo bagnato da una parte, sole dall'altra e per questo purtroppo non abbiamo neanche la visione ottimale di gioco. Chi è il tuo giocatore preferito a questo punto? È Rafa. Immaginavo, però non hai una babbola, è un profilato, quindi ti dà potenza, immagino. Sì, gioco con una Wilson Ultra, ho cambiato nel 2021 dal modello precedente, mi trovo molto bene, peso 280 grammi, penso di continuare con questa racchetta anche se mi piacerebbe provare qualche altro telaio. Cercherò di fare un commento di questo set e comunque a fine partita troverete le statistiche con i vincenti, gli errori, le prime di servizio. Io oggi sono con la Speed, purtroppo l'Extreme Tour non è ancora arrivata, quindi vediamo cosa ne tiro fuori. Il set che faremo è standard tennis, nessun killer point, nessun tipo di regola strana. Ad ogni cambio campo cercheremo di fare un piccolo commento, Edoardo, quindi sì. Raccontiamo un po' che cosa ci frulla per la testa, quello che sta facendo il nostro avversario, se noi stiamo seguendo il nostro piano di gioco. L'ultima cosa prima di iniziare, siamo in un tema molto scottante, quello delle armonizzazioni. Sei stato colpito anche tu? No, non sono stato colpito, sono passato 3-2 nel passaggio di settembre, mi pare. E sei rimasto 3-2. 3-2. Io invece, come sapete, sono stato ghigliottinato. Ok ragazzi, noi iniziamo. Edoardo, in bocca al lupo. Tutto pronto, grazie. Vinca il migliore. Gli ultimi palleggi prima di cominciare la partita. Non sono entrato in campo con le migliori sensazioni in realtà, soprattutto perché stavo utilizzando un telaio che ultimamente non ho utilizzato, le corde da tantissimo che non venivano cambiate, avevo già notato che la palla tendeva a scapparmi, ma d'altronde bisogna giocare con quello che abbiamo. Dall'altra parte ho visto un Edoardo molto sicuro di sé, molto tranquillo, molto solido nei colpi dritto rovescio, un po' più in difficoltà con lo slice, ma con il top spin e i colpi coperti sicuramente a suo agio. Non sarà una partita facile per me. Ok, ci siamo, si inizia. Il mio piano di gioco è quello di provare a mettere pressione, stare, alzare la palla, variare con il back e cercare di spezzare il suo ritmo, credo. Questo possa funzionare. Il campo qui è molto bagnato, ho scelto di ricevere. Si inizia. Ok, ci siamo. Edoardo al servizio. Buon servizio, generalmente molto lavorato. Che questo è un qualcosa che mi accompagnerà per tutta la partita. E lo accompagnerà, meglio dire. Ho cercato di partire facendo attenzione al mio back di rovescio, consapevole del fatto che lo soffrisse un po', visto che nel pre-partita mi aveva raccontato di una partita precedente dove lo aveva messo un po' in difficoltà e quindi ho cercato di dare subito sfogo a questo aspetto. Per quanto riguarda il campo, ho trovato parecchia difficoltà nei movimenti, avevo paura di fare dei movimenti troppo
veloci, bruschi, per paura di cadere. Il campo era veramente bagnato, potevi vedere le goccioline, e questo mi ha messo un po' in difficoltà. Zero Edoardo, è stato bravo, è uscito dalla situazione. Qui sei in deficit perché hai paura di muoverti, il campo è molto bagnato, paura di scivolare. Era importante prendere questo game, non ce l'ho fatta, ho fatto un po' di errori. Sento che non ho tensione sulle corde, la palla mi scappa, ho paura di lasciare andare anche per questo motivo, ma ce la facciamo. Sì, primo game, 1-0 per me, non sto cercando molto bene la palla, lui sta giocando bene in back, io devo cercare di dare più rotazione. Ho messo poche prime, devo cercare di alzare la percentuale. Adesso proverò a muovere la palla, principalmente sul suo rovescio, per poi cambiare sul dritto. Il problema di questa strategia di puntare tanto sul back è che chiaramente o sei offensivo e sei sempre profondo e penetrante, oppure, come è successo anche nell'ultimo punto del primo game, gli dai spazio per entrare dentro il campo e comunque farti male. Chiaramente ho sbagliato qui con la volée, dovevo chiudere, essere più incisivo, gliel'ho passata, e grazie Edoardo perché mi ha regalato il punto. Intanto Edoardo, voglio far notare che ha un'ottima mano nel momento in cui deve venire a prendersi una palla dentro il campo, quindi non è solo offensivo di potenza, ma ci sa andare anche di mano con un tocco. Anche in questo punto me la sono cercata, perché ho continuato a giocare con il back, ma a un certo punto ho accorciato, gli ho permesso di cambiare l'inerzia dello scambio e poi da lì si è creato il punto vincente. Qui ho iniziato a sentire difficoltà nella gestione della seconda in kick di Edoardo, che comunque, soprattutto servendo da destra, puntava sul mio rovescio. Ancora poche prime, però nello scambio da fondo riesco un po' a muovere meglio la palla. Ora cercherò di iniziare lo scambio in risposta e di breccarlo subito. 2-1 Edoardo, non sono riuscito a convertire delle palle che comunque potevo giocare meglio. Ok, ho ottenuto il servizio, in questo game dovevo mantenere la pressione. Mi fido troppo poco del telaio, ero quasi un mese giocando con l'Extreme Tour. Ho ripreso questa a un'incordatura almeno di 2 mesi. Detto questo, a tratti mi sembra che non sono riuscito a fare quello che avevo in mente di fare rispetto a variare il gioco. E lui ha le soluzioni comunque buone per uscire dai casini. Si è mosso bene nonostante il campo bagnato. Serve bene, devo entrare più in pressione sul suo servizio, soprattutto sulla seconda. Ho fatto un errore di valutazione sul 30-15, quella palla è andata poi a rientrare sul campo, era a riga, quindi purtroppo l'avrei dovuta giocare con più attenzione, poi un doppio fallo, e purtroppo sarà uno di quelli dei tanti che mi accompagnerà per tutto il set.
Bravo Edoardo, io ho avuto la mia chance, sono andato in vantaggio, non l'ho sfruttata. Ma ci pensa lui a riportarmi in vita. Vediamo che succede. È deludente fare così tanti doppi falli, soprattutto in punti così importanti che mi hanno fatto perdere questo game e andare sotto 3-1. Siamo in un momento importante perché in realtà inizio a sentire la pressione, inizio a fare diversi errori, sto pensando alla racchetta, sto pensando ai doppi falli, non sto pensando alla cosa più giusta da fare nel momento in cui mi trovo, ossia giocare con lucidità e stare attento mettendo pressione e tornando al piano di gioco iniziale. Beh, che dire, purtroppo se non sto attento a quello che faccio, la rimetto al centro del campo, o a morta in back, o un top scarico, ai colpi per fare quello che vuole, no? Allora cosa devo fare? Sicuramente stare attento a questo aspetto, quindi giocando più profondo possibile, cercando di toppare il più possibile, mettergli pressione, muoverlo soprattutto, non farlo colpire da fermo. Due, variare, l'ho detto prima, non lo sto facendo troppo, ma quando lo faccio non lo sto facendo troppo bene, perché comunque a modo di girarsi ha fatto dei punti ugualmente, non ha sbagliato chissà che. Rispetto al mio servizio, la pressione si sente. 3 o 4 doppi falli in quel game, forse 3, non va bene, non va bene. Quindi adesso tocca a me servire. Sono contento di non essere in questa parte di campo bagnata. La partita non è finita, continuiamo, dai. 4-1 mio, lui mi ha concesso un po' troppo nel suo servizio. Io nel mio sono riuscito a muovere bene la palla, anche se la sto trovando sempre molto vicina al corpo. Ora cercherò di ribreccarlo e di chiudere il set. Bravo Edoardo, è riuscito a mantenere alta la tensione e a rispondere, a difendersi bene, è andato addirittura a scivolare qui su questa parte bagnata senza paura, ha giocato un ottimo punto col tocco, è sinonimo di grande lucidità e di grande responsabilità in campo. Siamo sempre lì, si accorci, è finita ed ero 40-15, palla del 4-2, siamo 40 pari signori, vantaggio Edoardo. Sono sicuro conoscete molto bene anche voi quella sensazione dove in un attimo ti senti più vicino alla fossa che alla vita, quindi inizi comunque a buttare tutto al cesso, cosa che non si dovrebbe fare, non lo dovrei neanche dire. Però sono sicuro che mi capite. Così nel giro di qualche game è andato via veramente veloce, siamo arrivati al match point o set point, dir si voglia, per Edoardo. E cosa posso fare? Chiaramente passargli una palla sul dritto per entrare e chiudere. Ma Piccolo Scuro ha già giocato? Ah, non si è presentato? Ragazzi, finita, 6-1. Per me è stata un po' la sagra degli errori, Edoardo ha giocato molto bene, ha sbagliato poco, preciso, le palle giuste le attaccava, le aggrediva, non mi ha perdonato più di tanto. Sì, ho sbagliato poco, tu forse mi hai concesso un po' troppo nel tuo servizio, diciamo che mi sono concentrato sul tenere il mio,
Certo. Non hai giocato male, forse un po' troppa fretta? Sì. Soprattutto nei primi scambi. Da questa parte era molto più difficile muoversi. Assolutamente. Però c'era per tutti e due, quindi sì. Anche tu subivi, insomma, lo svantaggio del campo bagnato. Ti ho visto provare anche a scivolare, io decisamente ho avuto paura, non ho corso praticamente. Però grazie mille, bel set, bel allenamento. Grazie a te Edoardo. Se vi è piaciuto questo video, ditecelo qui sotto nei commenti, se siete d'accordo con la nostra analisi sul campo, anche nei commenti che abbiamo fatto durante la partita. Iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto, un bel mi piace per Edoardo. Grazie Edoardo. Grazie. Grazie. Ciao a tutti ragazzi. Ciao.